ANPAR è l'Associazione Nazionale dei Produttori Aggregati Riciclati. È nata nel 2000 e da ormai quindi oltre 15 anni si occupa di promuovere questi nuovi materiali che vanno a sostituire gli aggregati naturali nei loro usi più diffusi e soprattutto nel nostro caso nei sottofondi e nei rilevati stradali. Stiamo vivendo un nuovo entusiasmo grazie al pacchetto sull'economia circolare che l'Unione Europea ha sviluppato proprio in questi ultimi tempi verso la fine del 2015. L'economia circolare riprende alcuni concetti che sono da sempre stati nel nostro DNA, del nostro paese, che è quello di recuperare i rifiuti, e vuole però risaltare questo aspetto del recupero di risorse dai rifiuti e opporsi all'economia lineare in una economia invece che vada a trovare nuovi materiali dalla produzione dei rifiuti industriali. Il settore delle costruzioni è quello a cui noi ci rivolgiamo, è già pronto per questa economia circolare perché i nostri prodotti, gli aggregati riciclati, possono sostituire ampiamente gli aggregati naturali. Il problema qual è? È che ci sono tante norme, di fatto ben articolate nel nostro paese, scarsi controlli. Noi abbiamo un enorme quantitativo di rifiuti, perché tenete conto che è circa il 40% dei rifiuti industriali prodotti, e queste quantità possono andare a contribuire in maniera importante sul fabbisogno di aggregati. Però per fare questo è necessario che ci siano delle regole chiare e soprattutto che la pubblica amministrazione si possa in qualche modo fare partecipe di questa cosa con il famoso Green Public Procurement, e quindi promuovere chi propone nei propri progetti e nelle proprie realizzazioni l'utilizzo dei nostri materiali.